Siamo alla presentazione dei nuovi prodotti di Pure. Pure è una divisione di Imagination Technology. Imagination Technology è una delle più importanti aziende a livello mondiale nella creazione di tecnologia ed è fornitore di 8 tra i 10 più grandi produttori al mondo di microprocessori che a loro volta servono tutti i più blasonati marchi dell'elettronica di consumo. Pure è una showcase, nel senso che serve per far vedere quello che si può fare con la tecnologia, e in questo caso stiamo presentando la famiglia dei prodotti Jondo, che è una famiglia completa di casse amplificate con varie caratteristiche che servono per fare la riproduzione della musica in diversi ambienti della casa. La particolarità di questo sistema è che si parte con un collegamento magari Bluetooth e si arriva a un collegamento di un numero indefinito di apparecchi. Quindi l'investimento iniziale viene a, per così dire, a essere rivalutato nel tempo, nel senso che uno che compra una cassa tipo questa, che è una cassa Bluetooth amplificata a 5 altoparlanti, inizia con un collegamento Bluetooth, ma poi può espandere il sistema inserendo altre casse in copertura Wi-Fi o collegandole anche via Ethernet. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è l'alimentazione, dopodiché la cassa che è Bluetooth Wi-Fi può essere posizionata in giro per casa, sia in maniera verticale che in orizzontale, perché da sola ascolta quello che è la sua equalizzazione. Abbiamo casse di tutte le dimensioni, si va dai 20 watt e 50 watt fino ad arrivare alla grande, che sono 100 watt RMS. L'altra particolarità è che tutte le casse sono dotate di controllo di volume sulla cassa stessa, in maniera da poter mettere in pausa, alzare o abbassare il volume di ciascun apparecchio. Nella famiglia dei Jong abbiamo anche l'A2. L'A2 è un prodotto molto furbo perché ci permette di far diventare Jongo il vecchio impianto Hi-Fi che abbiamo a casa, cioè il vecchio impianto Hi-Fi che magari ci è costato molto in termini di casse di qualità, amplificatori di qualità e cavi, collegato alla A2 diventa Bluetooth e diventa Wi-Fi, e con l'app di Pure Connect possiamo controllare 20.000 radio da tutto il mondo, 250.000 podcast, la nostra libreria di musica e il tutto molto facilmente stando in divano. Ma passiamo a vedere la app gratuita di Pure Connect. Tutto inizia con la app Pure Connect. Una volta scaricata l'app sul nostro device, può essere Apple o Android, si mettono a disposizione 20.000 radio live da tutto il mondo, 250.000 podcast, tutti i suoni della natura e tutta la mia musica che ho a disposizione su questo dispositivo. Selezionando una canzone, per esempio, questa canzone parte in riproduzione, diventa disponibile per l'ascolto sul sistema di Pure Connect. Qui abbiamo tutti gli altoparlanti in questo momento che sono collegati e possiamo decidere di, per esempio, accendere quello che guardavamo prima, no? Toccando sulle varie icone, la musica parte a essere riprodotta sull'altoparlante che io ho desiderato. Il volume lo controllo da qua. Poi posso abbassare il volume, ovviamente, e a questo punto aggiungere altri prodotti. Per esempio, io voglio che suoni anche questo, che è il piccolo riproduttore portatile. La musica si sta sincronizzando al millesimo di secondo. E con questa app io posso sempre anche controllare i toni, quindi non solo il volume, ma anche gli alti e i bassi, e anche decidere se voglio che un prodotto sia canale destro o un prodotto sia canale sinistro. Vediamo che l'app si apre e ha la possibilità di vedere il volume, oppure come in questo caso, alti, bassi e tutte le varie regolazioni. Ok? A questo punto più altoparlanti possono essere inseriti in contemporanea. Posso inserire per esempio questo T2, posso inserire T6 e posso controllarli tutti insieme, oppure posso controllarli ad uno ad uno.
in questo caso abbiamo anche spostato la musica. Sì. Quando vado a vedere le mie canzoni, io ho dettagli sulla pista, ho le tracce e posso anche godere, diciamo, di tutta una serie di musiche della natura, musiche d'ambiente. Magari abbassiamo un po' la musica. Quindi stavamo dicendo tutte musiche d'ambiente. Abbiamo per esempio tutto il discorso delle radio e dei podcast. Per esempio, se vogliamo andare a sentire qualche puntata della Zanzara di Crociani, non abbiamo che da selezionare la data in cui la vogliamo ascoltarla. Nel momento in cui la tocco, ecco che il mio T6 comincia a riprodurre la puntata in questione. Si sente? Alziamo il volume. Aiaia. Stessa cosa avviene con tutti gli altri contenuti. Quindi, per esempio, andiamo a cercare nelle radio quelle che possono essere le categorie radiofoniche che voglio ascoltare. Possiamo sempre selezionarle per lingua, per paese. Per contenuti, in questo caso per esempio potremmo andarle a selezionare per paese, andiamo a prendere tutti i contenuti che derivano, abbiamo tutti i paesi del mondo ovviamente, Italia, queste sono tutte le radio presenti in Italia, molte sono note, sono diciamo una grandissima quantità. Sono tutte ovviamente ascoltabili direttamente da qua e la musica viene poi riprodotta sull'altoparlante selezionato. Nell'ambito della famiglia Jongo, le radio della Pure possono funzionare sia da cassa in ricezione, quindi fa parte dell'impianto, sia come controller, nel senso che dalla radio stessa io posso controllare il network che sono andato a creare nella stessa connessione. Così facendo ho la possibilità di creare impianti diversi. Questo prodotto qua è un prodotto a un prezzo diciamo molto aggressivo di 249 euro, considerando 15 ore di autonomia, 5 altoparlanti, subwoofer, la possibilità di funzionare subito in Bluetooth e la possibilità di funzionare in Wi-Fi o Ethernet e la possibilità di controllare il modo con cui la musica viene riprodotta direttamente dal prodotto.